Allora, nuovo video. Questo sarà un video completamente dedicato alla nuova collezione di abbigliamento Esmara by Heidi Klum. Possiamo trovare da lunedì 4 dicembre in tutti i punti vendita Lidl. Vi avevo già fatto un video con qualche spoiler della collezione, ma adesso è ufficiale. Troverete finalmente le anteprime di tutti i prodotti che troveremo proprio dalla prossima settimana. Già vi avevo fatto un video in precedenza su tutta la linea Esmara by Heidi Klum, che però era, diciamo, la prima edizione, quella che è uscita quest'autunno. Trovate anche il video haul con tutti i capi indossati, li sto davvero utilizzando tantissimo e devo dirvi, nonostante che li abbia lavati per un bel po' di volte, si sono mantenuti molto molto bene e per questo non vedo l'ora di andare a acquistare anche qualche altro pezzo d'abbigliamento della collezione di Natale, che si chiama Celebrate. A differenza della collezione, quella che è uscita quest'autunno, sicuramente, come vedrete anche tra pochissimo, è molto molto meno basica. Infatti la maggior parte dei capi sono pieni di paillettes, è comunque abbigliamento adatto anche per il cenone di Natale, di Capodanno, comunque per le festività. Sono molto contenta che dopo il successo che ha avuto la linea precedente abbiano nuovamente sfornato nuovi abbigliamento Esmara, perché vi ripeto, io personalmente mi trovo molto molto bene. In realtà, tra tutte le novità che usciranno il 4 dicembre, ci saranno delle cose che già abbiamo trovato nella vecchia collezione, ma adesso comunque vi spiego meglio. In primis, ho visto tramite l'app Lidl, sarà disponibile in 4 diverse colorazioni il vestito con paillette. È molto aderente, lungo fino, diciamo, a metà coscia e con le maniche a tre quarti. Veste dalle misure 36 a 46. E il prezzo è di 19,90. Come dicevo, abbiamo 4 diverse nuance. La prima è grigia tendente al nero e il vestito è molto molto attillato, mentre la seconda è un colore più nude. Vedo che però ce ne sono altri due, sempre vestiti con paillette, ma un pochettino più svasati, e ho notato che anche le maniche sono più lunghe. Il primo ha delle paillette nere, color argento e blu, mentre il secondo è completamente blu. Il secondo pezzo è poi il giaccone ed è quello che sinceramente mi ispira un po' di meno. Ne abbiamo uno di colorazione nera, secondo bordeaux, il terzo nero ma più svasato, mentre il quarto è blu ma più attillato. Prezzo 29,90 euro e le misure sono dalla 36 alla 46. Il pezzo forte che vi avevo già detto in precedenza e che veramente non vedo l'ora di andare ad acquistare è la tuta intera. Abbiamo due diverse tute, tutte completamente nere, che vestono dalla 36 alla 46 ed il prezzo è di 16,99 euro. La prima tuta è smanicata con il pantalone un po' più basato verso il basso, mentre la seconda ha una zip fronte e a maniche lunghe e il pantalone è più stretto. E sinceramente fra le due preferisco assolutamente la seconda. Per 9,90 euro abbiamo poi una cosa che questa volta sono un po' indecisa di acquistare o meno, ossia le sciarpe. Sono ben tre: la prima color grigio scuro con i pois rosa, la seconda è multicolor a righe, mentre la terza è grigia con diverse fantasie più scure e più chiare. E sinceramente mi piace tantissimo quella grigia con i pois rosa, non so perché mi attrae particolarmente, anche se io non sono molto amante delle sciarpe, e il prezzo è di 9,99 euro. Passiamo poi alle scarpe, che anche questa volta sono abbastanza eleganti. Totalmente sono tre: la prima è brillantinata con il tacco a spillo, sarà un tacco massimo 5-6 cm. La seconda è completamente nera con il tacco più piazzato, mentre la terza è sempre completamente nera lucida con il tacco più a spillo. Le misure sono dalla 37 alla 41. Io penso di non acquistarle perché, se avete seguito un po' i miei video precedenti, anzi vi lascio quello in cui vi spiego cosa ho ai piedi qui sopra, non penso che le acquisterò. Il prezzo è 24,99 euro. Un'altra cosa che mi attrae moltissimo sono senza dubbio le pochette. Per la prima volta, infatti, troviamo tra la collezione Esmara anche delle borse piccoline.
La prima è nera con la zip completamente brillantinata, mentre la seconda è color block, una parte nera, l'altra grigia. Top, questa volta sono stati riprodotti come per la scorsa edizione dei top e sono in quattro diverse colorazioni. La prima è nude, la seconda è bordeaux vellutato, il terzo è blu e il quarto è nero vellutato. Misure dalla 36 e alla 46 e il prezzo è di 6,99 €. Per 9,99 € una bellissima mini gonna in tessuto vellutato e in quattro colorazioni: blu brillantinata, blu nera e grigia, color nude brillantinata e nera vellutata. Anche queste vestono dalle misure dalla 36 alla 46. C'è poi la cosa che sinceramente io punto da quando ho visto la prima volta, ossia la maglia a maniche lunghe molto morbida e di un tessuto molto molto elegante, disponibile in tre tonalità, color pelle nude, blu e nera. Anche questa misura dalla 36 alla 46 e ha un prezzo di 9,99 €. Come vi accennavo anche a inizio video, sono stati riproposti alcuni prodotti che già erano usciti nelle collezioni precedenti. In primis il vestito è a maniche lunghe con le maniche un pochettino a sbuffo, abbastanza corto, colore nero, leopardato ed infine quello blu, e poi è riproposto a grande grande richiesta il vestito quello a maniche corte in pizzo. Le misure sono dalla 36 alla 46 e il prezzo è di 12,99 €. Sono state di nuovo proposte le camicette e io, se vi ricordate, già ne avevo acquistata una e ve la faccio vedere subito. Abbiamo infatti questa camicetta qui completamente nera e con, diciamo, questo collo con cui si può fare un fiocco bianco. Il tessuto vi dico subito che è 100% viscosa, infatti è molto molto morbida. Questa l'ho già lavata varie volte e devo dirvi che mi è piaciuta tantissimo, perché comunque, se lo potete vedere da voi, non si è assolutamente rovinata. L'unica cosa è che, come vedete proprio anche da qui, tende a spiegazzarsi molto facilmente, quindi vi consiglio assolutamente di riporla sempre bene appesa nell'armadio, disponibile in varie colorazioni: nera e bianca, leopardata, blu e bianca e nera, ossia il contrario di questa qui. Sono poi stati riproposti i jeans super skinny in tre diverse colorazioni, quelli a quattro tasche, prezzo 14,99 €. Prima di terminare il video volevo fare un piccolo appunto riguardante le taglie. Da Lidl sinceramente non si potrebbero provare questi prodotti, in alcuni punti vendita infatti c'è proprio la persona della sicurezza che vieta assolutamente di aprire appunto le cose e di provarle. Se posso darvi un consiglio sulla vestibilità, io vi dico di acquistare sempre una taglia in meno rispetto alla vostra, e calzano un pochettino più grande. Se avete una 44, quindi tendete sempre a prendere una 42, soprattutto se, come ad esempio per questa camicia, sono molto sbasati. Quando invece magari sono vestiti come ad esempio quelli con paillette più attillati, cercate magari di dare un occhio a quelli già aperti e di vedere più o meno la vestibilità. Io di solito mi comporto in questo modo, appunto come vi dicevo, con capi che sono meno aderenti prendo una taglia in meno, con capi che invece sono più aderenti prendo la mia taglia. Un'altra cosa importantissima è che voi potete anche acquistare un prodotto, portarlo a casa, provarla, e nel caso non vi andasse proprio bene o il prodotto non vi piace, potete riportarla indietro. Assolutamente loro vi fanno un rimborso o comunque un buono da spendere da Lidl. L'unica cosa è che cercate di non, naturalmente, di non macchiarla, di non togliere l'etichetta e nulla, altrimenti magari il reso penso sarà un pochettino più difficile. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su di supporto e fatemi assolutamente sapere nei commenti se voi acquisterete qualcosa di questa linea, quale tra questi pezzi della collezione di Natale vi è piaciuto maggiormente e quale acquisterete. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!